siamo all'interno del Torrione Angioino di Bitonto, dove quest'anno, in occasione della festa dei morti, è stata organizzata una situazione molto particolare fra Italia e Messico, ma di questa cosa ci spiega meglio Daniele De Fino, che è una delle fautrici di questa iniziativa. Buonasera a tutti. Da 9 anni Yanira Delgado organizza questa mostra messicana. Il giorno dei morti è in Messico patrimonio dell'UNESCO. Loro hanno un modo molto particolare di festeggiare la festa di tutti i santi, ma anche di celebrare la morte. Realizzano come potete vedere qui alle nostre spalle, degli altari votivi per i loro cari, ma sono molto colorati, perché la popolazione messicana, pur essendo cattolica, ha delle origini precolombiane, e quindi i riti precolombiani ben si mescolano con i riti cristiani. Secondo i messicani, l'anima del defunto scende dal cielo la notte tra l'1 e il 2 novembre per incontrare i propri cari e deve ricordare anche la sua vita terrena, la sua vita passata. In seguito, purtroppo, alla morte di mio marito 3 anni fa, Yanira Delgado mi contattò per chiedermi se fossi disponibile a realizzare un altare messicano per mio marito, che era un architetto, Giampio De Meo, e quindi mi aiutò a comprendere innanzitutto come si potesse celebrare la morte, pur così dolorosa, attraverso la simbologia messicana. Da allora è nata la nostra collaborazione, e quindi cerco sempre di aiutarla in questo, invitando delle associazioni, dei musicisti bitontini, o anche, e questo è un contenitore dove chiunque può venire a esporre le proprie opere d'arte, oppure suonare la propria musica, o addirittura realizzare un altare per un proprio defunto. Infatti, quello che sentivamo prima in sottofondo, no, non erano delle urla, ma è un gruppo francese, se non vado errato. Un gruppo francese che ieri ha suonato qui a Bitonto per l'associazione Resilienza, poi venendo a visitare la mostra sono rimasti questi ragazzi molto colpiti e ci hanno chiesto di poter suonare anche in questa location. Graditi ospiti, ma strani ospiti del Torrione in questa situazione che abbiamo spiegato prima, sono i Visage Brûlé, lui è Gauthier, uno dei cantanti. Ciao. Allora, il perché della vostra presenza qui? Allora, i Visage Brûlé è un gruppo francese che viene dalla Bretagna e che si trova qui a Bitonto perché sono stati invitati dal Circolo Arci Resilienza a suonare ieri sera qui da noi. Questa è stata l'occasione per conoscerli, per amarli e per invitarli poi nuovamente a suonare ancora una volta qui stasera al Torrione. Certo, la performance di stasera non è stata la grande performance che hanno fatto ieri sera a Resilienza, però ci ha dato modo anche di avere un piccolo assaggio e di conoscerli meglio e forse di invitarli ancora a Bitonto l'anno prossimo. Senti, puoi chiedere a Gauthier che esperienza e che emozione ha vissuto nel suonare qui? Gauthier, il voudrait savoir quel type d'émotion, quel type d'expérience t'as vécu ici à Bitonto, de jouer ici, si ça t'a plu, si t'as des remarques à faire. Ok.
Eh bien, en fait, allora, la cosa che diciamo l'ha impressionato e che gli è piaciuta di più è stato sicuramente, oltre alla partecipazione del pubblico che c'era ieri sera all'Arci, c'era anche una specie di varietà di pubblico. Quindi l'ha sorpreso vedere giovani, gente di tutta l'età, essere lì presente all'Arci e partecipare con la stessa energia e con la stessa motivazione alla loro musica. Lui, con i Visages Brûlés, e con un altro gruppo che si chiama Bâton Bleu, con questo progetto dei Visages Brûlés e con i Bâton Bleu di poter ritornare e ricreare, anzi fortificare questo legame che si è già creato e che si sta ancora più solidificando con questo incontro e col tempo. Lui spera che si solidifichi in futuro. Ok, merci Gauthier. Merci beaucoup Nicolas, c'était un vrai plaisir d'être avec toi, Chiara et Daniel. Okay. Radio 00, c'est toujours un plaisir. In italiano. In Italia, radio doppio zero. Radio doppio zero. It's one of my favorite radio. Grazie mille. Thank you so much. Merci. Ciao.